Un saluto a tutti gli amici di WindowsPhoneWorld.it. Oggi recensiamo HTC 8S. Si tratta di uno dei due smartphone attualmente in commercio di HTC con Windows Phone 8, in particolar modo del modello, diciamo, inferiore. L'altro modello, quello più grande, più performante e anche più costoso, ovviamente, è 8X. Questo 8S ha uno schermo da 4 pollici. Non è un AMOLED, ma ha dei neri abbastanza buoni, risoluzione 480x800, processore dual core Snapdragon, quindi Qualcomm, è un S4 per la precisione, con GPU Adreno 305, quindi per essere, per così dire, lo smartphone di fascia bassa, che poi così bassa non è, quindi oserei dire, diciamo, fascia intermedia, è dotata di un ottimo processore, di un ottimo sistema on a chip. 4 GB di memoria interna espandibile tramite microSD e 512 MB di RAM. La RAM si è dimostrata più che sufficiente, mentre invece la memoria interna 4 GB in molte situazioni si è rivelata non sufficiente. In molte situazioni, diciamo, si è rivelata non sufficiente per quanto riguarda le applicazioni da installare, la vedremo un pochino. Cos'altro? La fotocamera. Fotocamera da 5 megapixel. Nessuna fotocamera frontale. E questo è lo smartphone. Ora lo mettiamo un attimo da parte. Questa è la confezione non definitiva, che ci è stata fornita. Al suo interno troviamo cavo USB, micro USB, alimentatore italiano e cuffie stereo standard, non in-ear e non Beats. Non Beats, nonostante lo smartphone sia dotato di tecnologia Beats, e questo lo vediamo dal simbolo qui sul retro. Lo smartphone è molto compatto, si tiene molto molto bene in mano, è pratico da utilizzare tutti i giorni. Il retro è leggermente gommato, che è molto piacevole, ed è anche stondato, non so se lo vedete, ecco qua. Quindi comodissimo da tenere in mano. Questa barra di un altro colore qua sotto è removibile. Se cerchiamo di rimuoverla, ecco qua. Qui sotto abbiamo micro SD e micro SIM. Quindi abbiamo detto la memoria espandibile, noi abbiamo messo la micro SD. Sopra abbiamo il jack audio e il tasto di accensione blocco-sblocco. Qua sotto abbiamo lo speaker, la porta micro USB, bilanciere del volume e anche tasto di scatto. Lo sblocchiamo premendo sopra e accediamo alla lock screen. Lock screen personalizzabile, noi l'abbiamo personalizzata. Questa è una delle novità di Windows Phone 8. Noi l'abbiamo personalizzata con l'interfaccia di HTC, che su Android si chiamerebbe Sense. Siccome qui non ha una vera e propria interfaccia personalizzata, perché Windows Phone non permette interfacce personalizzate, si riduce più o meno alla possibilità di personalizzare lock screen. Lock screen che si sblocca scorrendo verso l'alto. Qui abbiamo tutte le nostre applicazioni principali scelte da noi. Per chi ancora non l'avesse visto, in Windows Phone 8 i tile possono avere dimensioni diverse e andare a riempire tutto lo schermo. Possiamo, per esempio, anche spostare così, cercare di riordinare un po'. Ok, comunque, insomma, avete visto. Quindi live tile, che sono queste caselle personalizzabili che possono essere ridimensionate, che vanno a occupare tutto lo schermo in larghezza, cosa che in Windows Phone 7 non era, almeno fino alla 7.8. Scorrendo verso destra abbiamo tutte le applicazioni, possiamo filtrarle, quindi scrivere cosa stiamo cercando per trovarla. Abbiamo ovviamente lo store di Microsoft, che piano piano si sta riempiendo, anche se ancora mancano alcune applicazioni. Diciamo che i produttori non si concentrano sul lanciare l'applicazione su Windows Phone al lancio, quindi spesso arrivano, ma con un discreto ritardo. Però piano piano la situazione sta, diciamo, migliorando. Non troviamo tante applicazioni personalizzate di HTC, troviamo il Crea Altro Spazio, che tra l'altro si è aggiornato di recente, che permette di liberare memoria, appunto, questi 4 GB che aveva al suo interno, e HTC. HTC è l'interfaccia praticamente personalizzata, se così possiamo dire, creata da HTC per Windows Phone, dove possiamo avere meteo, azioni e news. Fine. Funziona abbastanza bene, specialmente il meteo è abbastanza
È abbastanza preciso, con simpatiche animazioni che possiamo anche mandare a tutto schermo. Lo speaker in realtà è molto buono, molto potente, molto performante, ma con l'applicazione Meteo di HTC distorce, quindi il problema più che altro è il software del Meteo di HTC. Cos'altro? Ops. Abbiamo ovviamente i contatti come al solito sincronizzati con i social network, quindi scorrendo di lato abbiamo gli aggiornamenti social network, in questo caso per esempio Twitter, i gruppi, la galleria fotografica che si integra anche, eccolo qua, anche qui questo, con i social network, integrazione con le applicazioni che permettono di modificare foto. Abbiamo l'ottimizzatore foto di HTC che però in pratica non fa altro che applicare soltanto un filtro, quindi va diciamo a colmare la mancanza di Instagram visto che non c'è, però per modo di dire ovviamente Instagram non è solo un editor di foto. La fotocamera, cerchiamo un soggetto da mettere a fuoco, scatto, mezzo scatto per mettere a fuoco, scatto completo per scattare. Non velocissimo, non molte le impostazioni presenti per foto e video, possiamo qui, vedete, passare ai video, abilitare il flash e abilitare i filtri, filtri che possono essere scaricati dallo store di Microsoft. Premendo sulla freccia possiamo, vedete, passare alle foto e poi scorrere fra di esse. L'applicazione Google l'abbiamo installata noi perché, come sicuramente saprete, tutto il sistema di ricerca online di Windows Phone si basa su Bing di Microsoft, che comunque funziona abbastanza bene. Nelle impostazioni vediamo un attimo, ma non mi pare che ci fossero sorprese particolari. Vabbè, la schermata di blocco abbiamo visto, noi abbiamo scelto HTC, ma è possibile anche impostare Bing o anche Facebook. In fondo abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare Beats Audio, ovviamente solo a cuffie inserite. Beats Audio è un'ottimizzazione audio software che però ovviamente richiede che siano inserite delle cuffie dentro. Meglio ancora se sono delle cuffie di qualità. Le cuffie in dotazione sono buone, ma non sono ovviamente all'altezza di Beats Audio. Allora, versione mobile, se invece andiamo nelle impostazioni possiamo passare alla visualizzazione da PC, ricaricare la pagina, che non vuole saperne. Bene, allora andiamo su un sito di un quotidiano per fare la nostra prova, eccolo qua. Andiamo un attimo a fine del caricamento, siamo connessi in wifi mi pare, dal browser non ce lo dice. Una volta caricata la pagina lo scroll è molto fluido, ricordiamo che abbiamo 512 MB di RAM sotto, quindi non tantissimi, eppure la fluidità è veramente buona. Abbiamo qualche un secondo di attesa per affinché i font, il testo, si renderizzi a dovere, ma passato quel momento, vedete, il sistema scorre molto molto fluido. Ancora, abbiamo le mappe, possiamo trasferirle offline, le porzioni di mappa che ci interessano, noi l'abbiamo fatto, con il problema che però vanno a intaccare i 4 GB di memoria. Se andiamo nelle impostazioni, vai, approfittiamo per fare questa cosa, andiamo in... Dov'è? Scusatelo, eccolo qua. Vedete come la memoria totale sia quasi terminata, siamo intorno mi pare agli 800 mega liberi, nonostante non ci siano grosse applicazioni installate, file particolari installati.
Oltre il fatto che abbiamo messo la micro SD, quindi musica, video e foto vanno automaticamente là sopra. Comunque, la memoria si riempie molto facilmente, quindi attenzione anche alle mappe offline. Riproduttore musica e video, strana sempre, rimane molto strana questa associazione. Avete sentito, come avevo detto in precedenza, la qualità audio è molto molto buona. Se andiamo nei video, invece, proviamo il nostro AVI, che si riproduce assolutamente senza problemi, anche scorrendo da un punto all'altro. Andiamo a cercare, no, non questo, il nostro 1080p. C'è intanto un po' da attendere e poi il risultato non è buono. Gli MKV non vengono neanche visti nella lista dei video. Proseguiamo nel tour, abbiamo ovviamente Office, che ovviamente ho detto 2 volte ovviamente, ma proprio perché più ovvio di così non si può. Intanto la sincronizzazione con SkyDrive, vedete, l'applicazione di SkyDrive può essere scaricata a parte per gestire i singoli file, ma l'integrazione comunque è già presente nel sistema, sia per quanto riguarda Office, per esempio, ma anche per esempio per quanto riguarda le foto. Noi abbiamo scelto, per esempio, di fare l'upload automatico di tutti i nostri scatti, di tutti i nostri video direttamente su SkyDrive, in modo da avere tutto sempre salvato. Questo è il nostro long demo. Lo sta aprendo dal cloud, ok? Quindi possiamo scorrere, fare lo zoom e ovviamente, essendo questo Office, possiamo editarlo. Possiamo premere su modifica e possiamo andare nell'editor. Possiamo gestire la struttura, possiamo gestire la formattazione, ovviamente possiamo fare tutto quello che da Office ci aspettiamo. Abbiamo anche OneNote per prendere dei semplici appunti. Eccolo qua, quindi un comodissimo blocco note che per esempio, tanto per fare un confronto su smartphone Android, non troviamo preinstallato. L'ottimizzatore foto che abbiamo visto, SkyDrive l'abbiamo installato noi, SoundHound l'abbiamo installato noi, lo store, il telefono e WhatsApp. Facciamo una cosa, facciamo la nostra telefonata. Il volume è molto buono con lo speaker esterno, in capsula quassù è un pochino più basso, ma comunque assolutamente niente da segnalare. Un ottimo audio, un'ottima ricezione, non abbiamo assolutamente avuto problemi di sorta con questo 8X. 8X quindi, scusate, 8S, 8X è il modello superiore, ci siamo confusi, i nomi sono molto simili. Questo 8S è assolutamente promosso, se non fosse per quel piccolo difetto della memoria interna. 4 giga potrebbero anche essere accettabili visto che la memoria è espandibile. Peccato che con Windows Phone 8 è molto semplice andare a riempirli rapidamente. La gestione non è perfetta da questo punto di vista. Comunque è più che accettabile per un uso medio se non avete intenzione di scaricare tante mappe offline, di scaricare applicazioni molto grandi e soprattutto mettendo una micro SD esterna, è possibile comunque che non incorriate mai in problemi di sorta sulla memoria. Un saluto a tutti da Ciso per WindowsPhoneWorld.it.